Nel cuore hai solamente Radio RBE, ed ora sai che puoi trovarci pure qui, in auto ed anche a casa prima di dormire, rimanici a sentire, non te ne pentirai. E se per caso non ti senti tanto bene, il tuo capo dà da bere a quelli come te. E se la vita ti riserva una sorpresa sgradevole incompresa, tu pensa sempre che noi siamo quelli del giovedì, canale 8-7 con mi ritorni in mente. Quelli del giovedì, c'è tanta bella gente qui al mi ritorni in mente show. Benvenuti! Caloroso benvenuto! Bello, grazie. Bello! Mi ritorni in mente show, li abbiamo preparati bene. Grazie. Grazie, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Quanto è grosso questo pubblico! Quanti saremo? Quanti? 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 Così a occhio, a stima, vai, vai, vai. Sette! Sette, non fa più! Qualcuno ne so! Vai, va bene, allora dobbiamo iniziare questo allora, show. Allora iniziamo la prima puntata di Mi Ritorni in Mente Show, programma radiofonico che diventa così all'improvviso anche televisivo. Sì, tutti i giorni in radio io e Marta e adesso anche in TV. Perché? In TV. Perché? 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 Perché l'abbiamo fatto? Ma che ne so? Va bene. Perché no? Perché no? Questa perché è la no, vera esatto. domanda. Perché no? Perché no? Dai, aspetta. Allora vogliamo iniziare subito questa cosa particolare, no? Questo show Mi Ritorni in Mente, oggi vi parla di un tema. Esatto, perché avremo un ospite d'eccezione che farà un po' da filo conduttore di tutta la serata e il filo conduttore sono i colori. Ah, i colori. Ah, vi vedo interessati molto. Piace il colore. Ma non solo i colori, perché vi chiediamo una cosa subito in particolare. Voi sognate a colori o in bianco e nero? A colori. Quanti colori? Tutti a colori, tranne una. Allora, perché abbiamo un pubblico di 10 persone, 9 esatto, a colori, 9 e, una colori e una in bianco e nero. Poi capiamo perché anche. No. Vabbè. Però questo rispecchia un po' veramente quello che è la ricerca, perché nella ricerca sembra proprio che l'80% della gente sogni a colori, mentre un 20% in bianco e nero. Eccolo lì. Poi diciamo che le donne, le persone, gli artisti sognano un po' di più a colori. Sì, ecco. Gli estroversi sognano un po' di più a colori. Voi siete estroversi? Siete estroversi? Sì, che siete estroversi. No. Marta è estroversa e sogna come? Ah, io faccio dei sogni bellissimi, faccio dei thriller, no? Perché mi piace proprio il genere. E c'è una qualità della fotografia bellissima, che è invidiabile. All'inizio. Tratto da un romanzo di Agatha Christie. Sì, esatto, una cosa del bello, bello. Artistico, sì, artistico. Sì, io sogno bello. Color ocra. Ocra. Sì, segno sempre. Ma veramente? Tutti ocra. Ocra, un po' ocra, sì. Però, allora questo è per iniziare. I colori. Ci sono altre cosette. Ci sono altre cosette. Ad esempio, le persone che fin dalla nascita sono affette da sordità, sognano in maniera più forte, più vivace le immagini che hanno durante la notte. Poi i colori nei sogni si dimenticano in fretta. Velocemente. Vi svegliate la mattina e il colore, se n'è andato per prima cosa. Vi rimane magari soprattutto qualcosa in testa di quello che avete sognato, qualche avventura, sì. I film thriller di Marta, ecco. Eh sì. E poi? Poi gli incubi. Vi capitano gli incubi pure a voi? Sì, in bianco e nero. Spesso, non sempre, qualcuno ha colori, però in bianco e nero. Ma perché giusto, l'incubo deve essere un po' incubo, no? E se è scuro, bianco buio, e nero, scuro. Buio, scuro. Esatto. E poi i colori che vanno per la maggiore proprio nei sogni, sì, vediamo un po'. Dai, vediamo. Allora, il bianco e nero va per la maggiore, ma poi c'è un colore che spacca, che è il rosso. Il rosso. Il blu. Il verde. E il giallo. Questi sono i colori. Sì. Vi ritrovate? No. Avendoli detti tutti, penso che più o meno. No. Mi permetto la mia umile opinione. No. Beh,
c'è qualcuno che dice che sogna soprattutto con colori pastello, eh? Quindi sì, è vero. O ad olio, le tempere, vabbè, gli acquerelli. No, è vero, è vero. L'ho okay. capito. Va bene. Allora, bravi. Vogliamo farlo girare un attimo il microfono? Lo facciamo sì, dai, girare un attimo il microfono. Ecco, allora, lo subito, prendere, subito. Però prendere il microfono, Marta, veloce, veloce, allora, subito. Lo devo anche accendere, che non sono molto. Allora, ecco qua. Perché vogliamo proprio chiedervelo. Ve lo chiediamo. Allora, il colore che sognate maggiormente nei sogni, se ci pensate un attimo, quello che permea maggiormente il vostro sogno, il colore che ogni tanto capita, no? Non so, magari per me è l'ocra, mi capita spesso. L'ocra, mette sì. tristezza sta cosa che senti, si sogna l'ocra comunque. Facciamo un giro veloce, dai, sì. vai. Bianco. Bianco. Rosso. Grigio. Il verde. Rosso. Ammazza, qui stanno girando tutti i colori. Grigio. Grigio. Blu. Verde. Blu. Verde. Bottiglia. Verde bottiglia. Verde bottiglia, attenzione. Ah, c'è un verde bottiglia. E per il nostro menestrello? Il menestrello. No, veramente, veramente vergognoso che mi abbiate dimenticato. No, va bene. Me la sono presa. Ad ogni modo, a me, io avrei detto il blu. Avrei il detto blu. Il blu. Sì, decisamente. Bene. Risposta definitiva, sì. Vieni qua. Allora, adesso arriva il momento clou della serata, perché chiaramente abbiamo detto c'è un ospite d'eccezione che ci parlerà di quello che fa, in questo caso ci sono i colori, e stiamo parlando di Chiara Bassetti, che lei è una donna giovanissima, parte dal mondo della sartoria e dei tessuti, studia per diventare consulente d'immagine ed è qui questa sera per parlarci dell'armocromia. Ma prima di presentarla, aspettate un attimo perché sta entrando altro pubblico e quindi questa sala si riempirà Eccoli. Ancora maggiormente. Ecco. Grazie per essere venuti! Vieni, grazie! Sedetevi, prego! Prego. Eccoli. Ci sono giusto tre posti, forza, veloci. Lui deve restare... Che volete stare pure vicini? Siete arrivati in ritardo? Si prende quel che c'è, certo, voglio dire. Quindi, ritorniamo un attimo, stavamo presentando... Vai. Chiara Bassetti, l'armocromia, ce lo spiegherà lei con le sue parole, ma prima sigla! Prima sigla! Rosso, rosso, i cani che saltano il fosso. Giallo, giallo, lo dice pure il gallo. Blu, blu, la nave che mare blu. Blu, blu, saltalo anche tu. Grazie. E quindi ringraziamo Chiara Bassetti, che è qua con noi. Grazie, prego. Bene, abbiamo un trono chiaramente per la nostra super ospite, ogni puntata avrà un super ospite, in questo caso appunto grazie Chiara di essere venuta, puoi chiaramente accomodarti. Qui mezzo ai colori di cui ci parlerà. Chiaramente come vedete ci ha portato un po' di roba, un po' di cose interessanti, un po' di strumenti, ecco giusto. Allora, bene, ci allora ci accomodiamo anche noi, guarda. Siamo qui con Chiara, innanzitutto dai, veloce, chi è Chiara? Chi è Chiara Bassetti? Chi è Chiara Bassetti senza un microfono? Nessuno! Chiara... Nessuno! Questo è interessantissimo! Bene. È andata così. È andata così. Grazie. Io avevo detto che era la prima e l'ultima puntata. Vai. Dunque, chi è Chiara Bassetti? Sempre che abbia un microfono acceso, spero io, sì. Mi sentite? Ok, perfetto. C'è. Chi sono? Sono una consulente d'immagine. E il mio lavoro è lavorare principalmente con i colori per valorizzare le persone. Quindi, come di solito, vado a studiare le caratteristiche cromatiche del viso per andare a capire quali sono i colori che più valorizzano un incarnato, una persona, e poi si estende ovviamente a tutta la persona. Quindi si parte da delle piccole caratteristiche per poi allargarsi a chi siamo. Ecco, nel particolare c'è proprio il nome armocromia, no? Sì, armocromia, a me piace di più chiamarla analisi cromatica. Proprio per il fatto che armocromia è giusto come termine, l'armonia del colore, però analisi cromatica proprio perché si va a studiare tutto ciò che riguarda le caratteristiche cromatiche del viso. Ecco, io non so se il pubblico ha mai sentito parlare di armocromia, avete mai, qualcuno di voi ha sentito? No. Perché in effetti un no sì, no, in questo momento. Molto spesso. Allora, innanzitutto si crede sia una scienza, ragazzi, non è una scienza, partiamo proprio dalle basi.
Mi spiace, ma il colore è una scienza. Sì. Il colore sono onde elettromagnetiche, si possono studiare benissimo. Cosa succede? Che queste onde elettromagnetiche possono essere assorbite da un materiale oppure riflesse. Quelle riflesse raggiungono il nostro occhio, raggiungono la retina. Sono segnali elettrochimici che vanno al nostro cervello e ci fanno vedere un determinato colore. Quindi questa è la parte un pochettino più scientifica. Scusa, non l'hai capita. Sono rimasto a elettro... onde elettromagnetiche. Cioè, elettromagnetiche. Okay. No, non vi voglio interrompere. Onde elettromagnetiche. Cosa succede? Che poi quello che arriva al nostro cervello è una questione percettiva, una percezione. Sì. Quindi essendo una percezione non possiamo definirlo una scienza, perché tutti quanti vediamo i colori diversamente. E per quanto insomma cerchiamo tutti quanti di vedere gli stessi colori, ci mancherebbe altro. La verità è che... ecco, due persone per vedere gli stessi identici colori dovrebbero avere lo stesso sesso, la stessa età e la stessa educazione. Ah, quindi la stessa educazione, quindi avere lo stesso percorso di crescita, aver visto le stesse cose. Questo ti fa capire quanto sia complesso questo mondo. Cioè io e Marta possiamo vedere questo colore completamente diverso. Sì e no. Andiamo oltre, gli uomini tra l'altro vedono meno colori rispetto alle donne. Io quando l'ho saputo mi sono messa l'anima in pace, cioè è stato un sollievo, ragazzi. Però questa cosa recupera un po' quello che abbiamo detto prima anche nei sogni, sembra dalla ricerca che siano più le donne a vedere nei sogni i colori degli uomini, mentre gli uomini vedono più in bianco e nero. Possibile. Quindi proprio nella realtà però questo, non nei sogni. Anche nella realtà, più che altro noi vediamo più sfumature rispetto a l'uomo. Poi ovviamente ragazzi non è non di fare tutte le erbe un fascio, ovviamente ogni individuo a sé, però tecnicamente studi provano questo. Se qualche uomo pensa che io sia vestita di grigio stasera è normale. Mi dispiace, così. E quindi l'armocromia, con questa piccola premessa. L'armocromia, che cos'è? È una disciplina che appunto studia le caratteristiche cromatiche. Negli anni si sono sviluppati più metodi proprio per andare a semplificare la narrazione di questa disciplina, nel senso che guardandoti potrei benissimo andarti a dire quali sono i tuoi colori, però poi usciresti che non è che... cioè, insomma, un attimo così persa. Quindi, perché io ti faccio io ti posso fare l'elenco della spesa, però poi muoversi è un po' più difficile. Quindi si introduce il metodo delle quattro stagioni, perché per chi conosce un po' di più questa disciplina probabilmente ha già sentito parlare di primavera, estate, autunno e inverno. Questo perché abbiamo quattro stagioni, che le nostre quattro stagioni climatiche, che sono rappresentate da colori abbastanza precisi, nel senso che se vi dico subito inverno magari andate a immaginare il bianco della neve col contrasto del boschetto di montagna o il paesino, il blu notte, i contrasti molto forti. La stessa identica cosa la ritroviamo in una persona, nelle caratteristiche di una persona. Quindi tendenzialmente la persona inverno ha una pelle che è fredda o neutrofredda, con dei bei contrasti, con un valore abbastanza scuro. La persona inverno, hai detto? La persona inverno, sì. Ognuno di noi ha una stagione. Vediamo un attimo poi chi si sente un po' tipo una persona più inverno. Oppure, l'autunno è quello un pochino immediato forse da immaginare, proprio perché i colori autunnali sono quelli più speziati, più caldi. L'estate noi la percepiamo calda a livello climatico, ma in realtà poi a livello cromatico è molto fredda, perché dovete immaginare l'acqua cristallina del mare, la sabbia, le conchiglie, sono colori acquarellati proprio. Quindi tendenzialmente l'estate ha proprio questa palette molto diffusa, molto delicata. A questo punto l'espressione celeberrima "le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà" assume tutto un altro significato. Sarò sincero, sì. No, è interessantissimo, sto seguendo. Appunto, la parte... Sta seguendo. Sì. Ebbene, sì. E quindi tutto questo si fa non guardandoti in faccia e cercando di immaginare, ma appoggiando dei drappi colorati sul petto e vedendo come reagisce la pelle del viso.
Quindi è proprio un parere, un giudizio in qualche modo. Questo vuol dire che non può essere una scienza. Ah, sì. Mm. Wow. Interessante. Bello. E tu come ti sei avvicinata a questo mondo? Cosa ti ha affascinato nell'armocromia? Diciamo che io ho iniziato più dalla sartoria. Quindi sì. Ho iniziato a fare dei vestiti su misura. Mi sono fatta tante cose e poi pian pianino l'ho conosciuta per il cinema più che altro, perché l'armocromia nasce nel cinema con i primi film a colori. Quindi torniamo indietro negli anni 30, quando dal film in bianco e nero si passa a quello a colori, e quindi il colore assume un significato importantissimo, perché non è più solo da rappresentare la scena e l'attore, ma il colore è comunicazione. Il colore è comunicazione, percezione, emozione, e sicuramente c'entra anche come noi lo andiamo a rappresentare in un sogno, il colore, sicuramente. Sì. Uno dei colori che avete detto prima che sono stati più richiesti è stato il rosso. Insomma, il rosso è il primo colore che l'occhio umano vede, proprio per una questione di onde, è il primo colore nello spettro visibile. Quindi questo fa sì che il primo colore che arriva, in natura ce n'è pochissimo, perché abbiamo le bacche, le ciliegie, le rose, ce n'è poco, però essendo in mezzo al suo complementare, che è il verde, quindi tutta questa vegetazione, fa sì che lo captiamo subito. Ed è un colore, è il colore del sangue, è il colore, noi lo classifichiamo come colore dell'amore, infatti le nostre festività anche sono rosse, tra l'altro amore un po' in tutti i gradi, quindi insomma dall'innamoramento a quello più passionale, un po' tutti gli step, e allo stesso tempo però anche più una vena primitiva, è molto utilizzato nel food. Quindi per comunicare, per farti venire quella voglia di fame proprio. E nella storia dell'arte ha sempre rappresentato il diavolo, il fuoco, l'inferno, in contrapposizione del blu invece. Quindi ogni colore non è solo una questione del mi sta bene, non mi sta bene, che quello, per carità, ognuno può viverla a proprio modo, però poi c'è anche una questione che ha un colore, ha una storia, noi lo percepiamo ad oggi bello, brutto, ha un determinato valore perché siamo arrivati fin qua, chissà se tra 200 anni il blu ha lo stesso valore che adesso, come idilliaco, pacato, pulito, e quindi insomma è un colore molto vasto, è un discorso molto vasto, sì, questo certo, del colore, certo. Molto difficile e secondo me molto interessante, proprio perché più si va avanti, più fra un po' mi rendo conto di non saper niente, nel senso che più si va avanti, più rimango lì da dire quanta roba c'è da sapere. Famoso effetto Dunning-Kruger. Esatto, no? E quello è quello. Ma io volevo chiederti una cosa, hai lavorato con tante persone, penso. Ho lavorato, sì, ho analizzato tante persone, sì. Immagino. Ma senza fare nomi, Sì. Ma il caso più difficile che ti è capitato proprio... Ce l'ho qua, netto. Eccolo. Non so. Lì davanti a te. No, guardate, in radio no. Ho già chiesto dei consigli a Chiara. Sì, alla radio direttamente, alla giusto radio. Perché non parliamo di qualcosa di vicino, visibile, colori che devo avere davanti. No. Sì. Lei sa fare consulenza d'immagine solo con la voce. Esatto. No, ma avevo spiegato anche, ma poi in radio noi ci si vede anche in TV, no? Sul canale 87, per il problema del mio naso, che è un pochettino grosso, se non me ne siete accorti, no? Però, vabbè, allora... ma torniamo. No, ma infatti, torniamo, però era solo... Vogliamo fare una piccola intronaso, così? Sì, intronaso. Facciamo ok, intronaso, sì. Il naso, quello che si può bilanciare nel naso e mettere un po' più di volume qua dietro. Ecco, me la ricordo questa cosa. Ah, l'avevo detto anche... Sì, mettere volume qui. Sì. Okay. Perché poi lo va a bilanciare effettivamente, allora, mettere un pochino più di volume, sì, qua dietro proprio come massa. Puoi di capelli fargli fare, certo, la fattura, certo, guarda. Okay. Naso, no, okay. Naso è così, no, naso. Mi piaceva perché con quel movimento lì che stai facendo, sì, con la testa, pensavo ci stesse bene, scusate, prego. Comunque ritorniamo al caso veramente difficile. Il caso difficile. Il caso difficile era un autunno con dominante calda, perché in realtà ho saltato un piccolo dettaglio. Dividere tutta la popolazione mondiale in quattro stagioni mi sembra un pochettino limitato. Sì, sì. Certo. No? Ecco, quindi ci sono i sottogruppi. Quindi noi abbiamo quattro stagioni e per ogni stagione quattro sottogruppi. Quindi dobbiamo capire la stagione e poi la dominante. Ognuno ha una dominante. Questo perché se pensate a un colore
per forza quel colore deve essere con aggiunta di bianco, con aggiunta di nero, con aggiunta di grigio, cioè il colore muta nello spazio. Quindi stessa cosa il nostro viso. Quindi la questione è proprio andare a capire qual è il colore, qual è la dominante di questo colore. E diciamo che per capire l'armocromia di solito faccio una bella introduzione su che cos'è il colore, proprio perché secondo me è utile. Però questo caso difficile, lei aveva una dominante calda, però era particolarmente soft. Lei era soft. E lei aveva una dominante più calda. È quello che dico, che secondo me la base di che la differenza tra è, potrebbe essere utile. Allora, diciamo che un colore con dominante calda vuol dire che tu lo guardi e dici questa è calda. Sì. Le dominanti. Samuel ha già capito. Lui ha capito. No, ragazzi. Okay. Semplifico. Sì, sì. Un colore, abbiamo un colore freddissimo, sì, che pian pianino muta e diventa sempre più caldo. Okay, questo accade, sì, in tutti i colori. Noi possiamo avere un blu freddo, sì, freddo, un blu caldo che va verso l'ottanio, il turchese. Possiamo avere un verde freddo, un verde caldo, che si gioca sull'aggiunta di giallo, che scalda, o rosso, e blu, che raffredda. Ok? Sì. Questa cosa qua. Quindi i colori tendenzialmente con dominante calda, l'arancione è quello per eccellenza, perché è formato da due primari caldi, però abbiamo una dominante calda che proprio, che ha sensazione, dici, è calda. Che con un po' di d'occhio e magari, sì, una spiegazione prima, sì, sì, no, Samuel, ma è calda, ma perché lo vedo un attimo, no, ha capito il 20% quando no, ma dai. Ci arrivo, piano. Ok. Ma ecco, adesso, sì, caldo e freddo ci siamo. Sì. Abbiamo un'altra caratteristica, che è il valore. Il valore è chiaro-scuro. E si parla di chiaro-scuro con aggiunta di nero e di bianco. Infatti, ho pensato subito al valore quando... Chi fa i sogni in bianco e nero? In bianco e nero vuol dire che vede solo, diciamo, quanto qualcosa è vicino e lontano, ma non ci dà il colore, non ci dà il croma. Questa è l'idea del bianco e nero. E il bianco e nero indica la profondità, quindi, sì, un colore quando aggiungo nero diventa molto più profondo. Pensare a una rosa rossa, quel rosso è forte, intenso, il blu del mare è un blu molto intenso, scuro, pieno. Oppure più bianco, un colore più bianco. Il più bianco sono un po' i colori della pasticceria. Sono questi colorini molto delicati, molto luminosi. Ok. Buoni, colori buoni. I colori buoni, sì. Assolutamente sì, i colori proprio delle creme, che è spettacolare. Sì. Buoni. Wow. Sì. E poi ultima caratteristica, l'intensità. L'intensità indica quanto un colore può essere brillante, quindi un colore brillante, quello ricco, intenso, pieno di pigmento, sì, per eccellenza i fluo. Adesso non ci sono solo i fluo, però per farvi prendere l'idea. E un colore può avere poi aggiunta di grigio. Aggiunta di grigio vuol dire che perde intensità, perché il colore stesso, quindi quel verde brillante, viene diluito in qualcos'altro, in grigio. Quindi andiamo a perdere intensità. Adesso questa persona aveva una dominante calda, sì, ma anche molta softness, quindi era molto delicata come colori, però aveva una dominante calda, però era soft. Prova una dimenticata. Sì, no. E quindi sono andata avanti così. Ha una dominante calda, però è soft. Però è una dominante calda. Alla fine è una dominante calda. Ah, mm. Una dominante. Una dominante calda. Aveva l'ho fatta un po' troppo lunga. No, meno male che non è una scienza l'armocromia. No. Matematica a scuola. Allora, no, visto quell'imprinting fa bene, secondo, sì, me. Quella cosa dell'essere... Però poi alla fine è una questione percettiva. Sì, sì, quindi certo, è l'esperienza che fa un po' il resto. No, ma sei stata chiarissima. È stata fantastica. Anche per un tontolone come me ci sono arrivato. Allora, fare... visto che è stato bellissimo raccontarlo e tutto, vogliamo fare un gioco? Vogliamo fare una consulenza d'immagine? Urca! Allora, urca. Ma non una cosa no, così, sì, veloce. Lo so che con... ti chiediamo una cosa che non dovrebbe essere fatta probabilmente così, però esatto, un po' alla veloce. Un po' alla veloce. Ok. Capiamo, okay, se è un autunno, un inverno, un'estate, un caldo. Un freddo, allora io vi propongo un'altra cosa. Benissimo, magari la nostra idea è piaciuta, ragazzi. Ok, vai.
Perché? Perché sì. Sicuramente possiamo provarci, sì. Ma sarà più che difficile con queste luci, perché la luce deve essere tendenzialmente neutra. Allora, allora tecnici, togliete tutto. Mi serve il sole. Mi serve la luce naturale del sole. Aspettiamo che sole. Esatto. Avete fretta per caso? Quindi che gioco possiamo fare? Quindi possiamo andare un po' su un altro lato, sulla questione di forme del corpo. Sì. E quindi si può andare a pensare, non lo so. Innanzitutto mi serve qualcuno che si offra. Dai, no, una volontaria. Una volontaria. Cioè, ragazzi, mi dispiace. Vedete anche pochi colori. Serve per il fisico, per le forme. Una volontaria, una volontaria. Una sola. Ma una, Dai, Corinne, vieni. Corinne. Sì, vieni. Bene. Oh. Beh, un applauso. Prego. Eccoci. Allora, facciamo. Ti tengo. Sì. Mi puoi tenere tu, non ti tengo io. Cioè ok, però per parlare devi averlo. Ok. Allora, quello che farei all'inizio è farvi vedere un po' come potrebbe funzionare quella che è l'inizio di una consulenza. Che Corinne comunque dà un colore. Cioè partiamo dal nero. Questo lo posso fare pure io. Partiamo dal nero. Beh, bravo. Guardandola così ha un bel contrasto. Il capello è naturale. Capite quanto? In TV l'abbiamo detto. A posto. Ok, abbiamo qualche speranza di avere già un bel contrasto un po' più intenso. Questo vuol dire che, piccolo dettaglio, proprio minuscolo che ho dimenticato, tutta questa disciplina si basa sulla ripetizione. Quindi per rendere un colore delle caratteristiche cromatiche armoniche si va sulla ripetizione dello stesso. Io sono un autunno, quindi i colori che mi staranno meglio sono quelli profondi, soft e caldi. E questo vuol dire che parlavamo anche del contrasto. Il contrasto entra in gioco quando associamo due colori, più di due colori. Quindi anche qua vuol dire che probabilmente regge dei contrasti un po' più alti, un po' più forti, sì. Cosa che invece il mio viso è molto più morbido, quindi sovrasta un pochetto quando vado a indossare dei contrasti più alti. In questo modo, come si parte? Andando ad avvicinare proprio dei drappi colorati vicino al viso e andando a vedere se ci sono delle differenze. Generalmente io non tengo in considerazione tutto il viso perché è un po' troppo dispersivo, quindi ti concentri ad esempio sull'occhio, sulla guanciotta, su delle discromie cromatiche che escono o meno, sulla guanciotta, tantissimo. Rende l'idea. Mio punto, occhiaia e guanciotta sempre. E quindi si va proprio così a sfogliare. E si va a vedere quali sono appunto pian pianino i colori che funzionano meglio e poi si va sempre di più a smussare il tiro. Quindi si parte da questi che sono per il sottotono, quindi per capire qual è il colore proprio della pelle, per poi andare a valutare tutte quante le caratteristiche. Ok. Mm-mm. Sì. Ho sentito qualcosa. Beh, perché esatto, ogni volta che tu cambi colore c'è il pubblico che dissente oppure a con te. Sì, qualcosa piace, qualcosa meno. No. Vabbè, a me piaceva. Niente marrone, no? La mettiamo più sul freddino. Questo. Fiordaliso. Sì, io voto. A me piacevano tanto i primi. Ti dico. Perché? Perché? Ecco, perché? Non so. No, perché c'è proprio lei che no, secco, no. D'architetta. Torniamo indietro. Sì, se torniamo indietro, i primi che abbiamo visto, almeno a me, visto da questa distanza. Perché anche questi sono messi per intensità. Quindi vuol dire che i primi erano un po' più intensi. Se ci sono piaciuti di più, probabilmente, sì. È perché anche lei li potrebbe reggere di più, visto che lavoriamo sulla ripetizione. Okay. Adesso alternavamo sempre un caldo e un freddo, quindi dovevamo notare una vicinanza tra i due. Perché il giallo questo. E questo per una calda è particolarmente difficile da indossare, perché insomma. Questo. Anche questo, ecco. Sì. Sì. I primi tre mi piacevano tantissimo. Benissimo, quindi Corinne, tu avevi deciso di vestirti di nero nella tua vita? No, non lo puoi più fare, da domani colori intensi così. Ti vesti ce lo prometti? Posso provare
provarci. Vabbè, dai, devi un attimino. Dovrei rifare l'intero guardaroba. Ah, ma dopo parleremo di guardaroba. Sì, parleremo di, anche di questo. Grazie, grazie, Corine. Grazie, grazie per il mio. Allora, facciamo una piccola breve pausa, nel senso sì. Che siccome stiamo parlando sempre di colori, vogliamo adesso addentrarci anche col nostro super ospite e raccontarvi un po' i colori nel piemontese, no? Quindi abbiamo la fortuna di avere qui con noi il grande maestro di piemontese sì. Che ci segue in radio, non solo ci segue, ma partecipa direttamente alla radio, il grande, il grandissimo, sì. L'immenso... L'eccelso, il... Irreprensibile! Il bravo! Simone! Eccolo! Prego! Resta pure qui, facciamo così. In piedi. Chiaramente. Simone... Lui sa tutto del piemontese e per sapere tutto del piemontese deve avere un microfono. Sì! Grazie. Una puntata, ragazzi. Intanto grazie a Simone per essere venuto qui, perché adesso ci racconterà... Figurerebbe, c'è di niente. Sì, ci racconterai qualcosa sui colori nel piemontese, no? Nel Piemonte, alcune caratteristiche. Alcune caratteristiche, ma allora, intanto, Tote, Madame Monsieur, buonasera. Allora, in mancanza d'altri maestri ci sono io. Ma non vabbè, insomma, bisogna dire che i grandi maestri del piemontese non ci sono più. Li abbiamo sotterrati praticamente tutti. Vabbè. Quindi, ci sono io. Le giovani leve. Allora, il discorso è che in piemontese noi abbiamo più o meno le stesse tinte delle altre lingue, con qualche aggiunta. Sì. Ecco, con qualche aggiunta. Con qualche aggiunta. Allora, le tinte principali, come noto, si parte con il rouge, ma insomma, il rosso. E c'è la lavagnetta. La lavagnetta non c'è. Allora, okay, faccio lo spelling. Già pretende. Cioè, no, infatti... Perché rouge già è interessante, perché contiene la lettera U, che però in piemontese si scrive O, quindi immaginatevi che si scrive ross, e al femminile si scrive rossa come in italiano, però si legge rusa, questo per le regole di ortografia del piemontese, che sono diverse da quelle dell'italiano e fanno impazzire molta gente. Per puntualizzare. Però purtroppo è così. Allora, poi abbiamo il rus, poi c'è anche il barus. Il barus e il rossiccio. E il rossiccio, rossiccio. Certo. Il rossiccio. Poi uno magari può aggiungere le specifiche. Per esempio, il Russet Moon Pist potrebbe essere quella tinta lì. Rosso di terracotta, mattone pesto significa. Moon Pist vuol dire mattone pestato, Moon Pist. Giusto, chiara, sì. E quindi adesso non so se è proprio quello, perché io vedo dei rossi e li semplifico, sì, ecco, esatto. Li riduco un po'. Uomo. Ecco. Però c'è tante nuance, diciamo. E peraltro c'è anche la parola nuanza. Nuanza. Presa dal francese, così, rubata e portata in piemontese, che vuol dire sfumatura. Perfetto. Ecco, questa non mi è venuto in mente di dirla. Ma sì. Poi, andando avanti con la scala cromatica, abbiamo il grouson. Grouson. È una roba che non si usa, cioè non, io dico anche tante parole che non dice più nessuno, cioè, ci tengo a chiarirlo. Cioè, no, perché la gente normalmente dice, ma chi l'ha mai sentito? Allora, sui dizionari, sì. I nonni, i bisnonni, forse se li chiedevate, provate a chiedere, l'avete mai sentito? Molte volte dicono no. Però altre volte dicono, ah sì, è vero, cioè così, no? Comunque, il grouson è un modo per dire l'arancione. L'arancione. Ma per esempio, il maglione del signore. Il grouson è quella tinta lì più o meno, ma sai perché? Sì. Perché prendi il fiore del Piemonte, che anche queste sono cose che non sa nessuno, il fiore del Piemonte è l'irigrouson. Cioè il giglio rosso, sì. Perché fiorisce intorno al 24 di giugno, che è San Giovanni, che è il patrono di Torino e tante città, eccetera. E poi la bandiera del Piemonte, la croce di San Giovanni, allora sì, tutto. E il fiore del Piemonte è l'irigrouson, sì. E più o meno quella tinta lì, se lo cerchi su Google viene più o meno quello. E niente. Grazie per l'esempio. Altri colori. Andiamo avanti con la scala cromatica, c'è il jaune.
Il jaun. Il jaun che è il giallo. Vabbè, questo al è femminile jauna. Jauna. Ma se vuoi la malattia, la jaunisa. Ma vabbè, la no. C'è la malattia che è quando l'itterizia, che uno viene giallo. Le parole delle malattie in piemontese ci sono, no, un po' meno le parole per le cure, ma quelle per le malattie c'erano. Ecco. Era sui colori. Rimaniamo sui colori. Poi andando avanti con la scala cromatica, dopo il giallo mettiamo un po' di verde. Un po' di verde. Il verde. E poi c'è il al femminile verda. Verda. Ma verda non si intende anche quando una è un po' che non vuole spendere troppi soldi? Sì, quando uno è un po' rancin. Rancin. Quando uno è un po' tirchio, rancin vuol dire tirchio. Ah. Vabbè. E niente, sì, può anche dirlo, sì. E poi ce n'era, come si dice, giaun d'invidia, ecco, giallo d'invidia, verde d'avarizia. Vabbè, adesso non facciamo tutti gli esempi. Adesso queste sono delle cabale un po' strane, andiamo sui colori. Allora, giaun, poi dopo il giaun c'è il marron, mettiamo il marron, che è il colore della castagna. C'è il marron e la castagna, e quindi il colore della castagna, il marron. Do il mio contributo. Marron glacé. Questo c'è una fame sto ragazzo. Grazie, sì. Il marron glacé. È vero. Ma il marron glacé è buono. È giusto. Buono. Poi andando avanti mettiamo il violet. Il violet che è il viola. Sì. Poi c'è anche l'indic, che è l'indaco, che prende il nome dall'inchiostro, dalla tinta dell'India, che usavano per tingere le biancherie, cioè le stoffe, ecco. Sì. Poi c'è il bleu, e qua sul bleu c'è un po' di cose da dire, perché in piemontese ci sono varie... Allora, intanto cominciamo da dire che bleu deriva da una parola germanica, in tutte le lingue dove si dice blu, anche in italiano, deriva dal germanico blau, perché in latino non c'era la parola per dire blu, non c'era, anche azzurro viene dall'arabo, l'arabo non lo so, viene dall'arabo, perché in latino c'è i latini le cose blu le chiamavano viridis, verdi. E per cui nel tempo anche la percezione dei colori si è arricchita, certo. Ecco, invece i germanici avevano la nozione del blu e hanno insegnato a tutti cos'era il blu, ecco. E in piemontese ci sono due modi di dirlo: bleu, che si dice ancora bleu, bleu de Prussia, bleu ciel, bleu tout le long que veri. Poi c'è un'altra parola più vecchia, che è bio, che deriva sempre da blau, perché blau diventa biau, diventa bio. No, adesso pian piano che va avanti comincia a diventare sempre più... Sì, però il problema è che appunto la parola originale piemontese bio si usava poco e adesso praticamente non si usa più. Però quando si usava ancora si usava per dire el ciel, alle bio, oppure gli occhi di qualcuno, a su un bio. Perché si distingue tra il cielo e gli occhi, e poi magari una stoffa si dice no, lui non è bio, lui ha le bleu, perché il bleu era la tinta, sì. E il bio era il colore delle cose che non sono tinte di quello, sono proprio di quel colore lì, il cielo, non è che l'hanno dipinto, è così, proprio è. Così, ecco. Una distinzione fondamentale. Una distinzione inutile, però. No, ho appena detto che è fondamentale. Però che c'è. Ma io non ho capito perché è fatta solo con colore blu e il resto. No, il resto non ha queste distinzioni. Così, non ce l'ha. Vabbè. Interessante. Poi, interessante. Allora, è interessante. Poi c'è anche. Interessante. Poi c'è anche la parola blé. Sempre per dire blu, però quello si usa solo per i gilet praticamente. Ah, ha preso un gilet blé. Vabbè. Cioè si usa per i gilet. questo è quello è nero. Ale nair. Questo è le nair. È il bianco e il nair. Bianco e nero. Qualcuno li tifa, io no. Vabbè. Comunque. No. Bianco e nero. Comunque torniamo al blé. E c'è il gris, che io sono gris. Sì, gris. Comunque torniamo al blé. Torniamo al blé. Il blé si usa per dei vestiti che hanno magari una versione che è blu e la chiamano blé. E niente, poi abbiamo detto bianco e nero e grigio e li abbiamo fatti tutti. I colori di base. Cioè, di base. Poi, naturalmente uno va a cercare, c'era anche il couleur de pulle, c'è il couleur. Ma no! C'erano dei colori che uno non ha neanche idea. Ecco. Non cerchiamo. No. Siamo più superficiali. Andiamo su un argomento che è abbastanza carino. Sì. Allora. E andiamo su un argomento architettonico, perché
Perché i colori di Torino, cioè fino agli anni 80 circa, i palazzi di Torino erano tutti gialli. Tutti gialli. E il Gian Turin, si diceva, il giallo di Torino. Che poi erano già un safran, un bel giallo carico, no? Sì, zafferano. Sono proprio i colori, anche il giallo e il blu sono i colori di Torino, no? Sì, però, vabbè, insomma, le case blu non le hanno fatte, però... appunto, il giallo delle case, questo giallo bello ricco, che piaceva tanto ai torinesi. Bello. Cioè, che bello il giallo, bello, mi bello. Piace. Sì. Quando i torinesi hanno spostato la capitale a Firenze e poi sono finiti a Roma... E loro avevano nel cuore questo giallo, il Ministero delle Finanze l'hanno costruito tutto bello giallo. Bello giallo, bello, bello giallo, ecco. Sì. E niente, quindi il giallo è questo colore di Torino. Però è andato di moda dall'Ottocento agli anni Ottanta. Negli anni Ottanta sti palazzi si stavano scrostando tutti. E quindi hanno detto bisogna restaurarli. Hanno incominciato a grattare la rissura, cioè l'intonaco. Sì. E è venuto fuori che i palazzi sotto avevano degli interi strati di altre tinte. E c'erano altre tinte. C'era il Gridling. Gridling. Il Gridling. Gridling. Attenzione che sputi fino a lì. Gridling. Il Gridling. Ecco, poi altre scrostano San Lorenzo e sotto trovano il Jiangling. Yeah. Il Jiangling. Il Jiangling. Scrostano la caserma Cernaia e sotto ci trovano il Kremlin. Marta, tu non provarci. Adesso facciamo un attimo di analisi delle parole. Allora, Gridling, sì. In italiano è tradotto come gridellino. Gridellino. Cioè il grigio del lino. Ecco, perché è un bianco con una punta di grigio. Un grege. E niente. E poi c'è il Jiangling, è un giallo con è un bianco con una punta di giallo, un avorio, giudico giusto, crema. È confusa anche l'armocromista, cioè sono colori che potete vedere. Perché poi i restauratori hanno detto, ma erano molto più belli che tutti gialli i palazzi di Torino. Certo. E li hanno ripitturati tutti dei colori originali. E quindi adesso voi vedete il Palazzo Reale che è tutto color gridellino. Gridellino. Quindi volete capire che colore è, guardate il Palazzo Reale, è quello lì, con la tinta lì. La chiesa di San Lorenzo è gridellino e giandolino. Ecco, perché Jiangling l'hanno tradotto con giandolino. Ciammene neanche la fa questa traduzione. Perché io non lo so, però è la traduzione giandolino. Il giandolino. Vabbè, abbiamo imparato un colore nuovo. E poi c'è il cremisino. Il cremisino sarebbe il kremlin. Sembra un po' un pasticcino, te lo posso dire? Pasticin, ciculatin, via fuori. Di nuovo, un altro colore buono. Un altro colore buono. Il kremlin. E la caserma Cernaia l'hanno scrostata e l'hanno rifiatta tutta di cremisino. Quindi adesso è rosso, una specie di rosso. Ah, fantastico. Grazie maestro. Grazie per questa lezione. Grazie. È stato puntualissimo, preciso come il solito. Dove vai Marco? Eccomi qua. Allora, adesso però, un attimo, abbiamo fatto tante lezioni, abbiamo parlato di colori, colori nel piemontese. Adesso vi vogliamo fare un po' giocare. Siete carichi? Un giochino, dai, ci sciogliamo. Siete pronti? Siete carichi? Sì. Ragazzi, un po' di collaborazione. Avanti, ok. Bravi. Bene, a questo punto chiediamo al nostro menestrello di raccontarvi un po' il giochino che facciamo stasera. Un gioco nuovo, innovativo. Un gioco nuovo, innovativo. Dicevo loro prima, risultato di ricerche internazionali, come uno dei giochi più divertenti da fare su uno dei palchi dei teatri più piccoli d'Italia. Una ricerca particolarmente selettiva. Ebbene, oggi vi chiederemo di indovinare delle canzoni che io andrò a suonare a pezzetti, attenzione. Non l'ho fatto. Con il tema cartoni animati, cartoni animati rispolvereremo la nostra infanzia, le infanzie dei nostri figli, qualora siate di quella sfortunata generazione. Ad ogni modo, difficoltà crescente, vi spiego come funzioneranno le modalità. Dunque, suonerò la prima volta il solo accompagnamento del ritornello di una parte saliente di questa canzone correlata ai cartoni animati, per così dire.
se qualcuno di voi dovesse essere in grado di riconoscerla, vi preghiamo di alzare la mano, più siete meglio è. Ci interrompiamo, per carità, e verifichiamo chiaramente la risposta. Se nessuno dovesse farcela al primo tentativo, il secondo tentativo sarà fischiettato, mormorato, insomma, se poi alla proprio fine, nessuno cantato, ce la fa, alla fine cantato, la canto. Bella, sospendiamo. Però il microfono ci serve, perché ma dobbiamo certo, darlo al pubblico, certo. Chiaramente. Il microfono ci serve. Saranno tre canzoni, signore e signori, preparatevi. Sì. Sono pronto. Ok, partiamo. Vado con la prima canzone, modalità difficile. Qualche mano? Qualche mano? Sì, niente, sì, zero. Nulla. Nessuno che si prenota. Mi rendo conto. D'altronde, appunto, non è un gioco per tutti. Procediamo con la modalità più semplice. Una mano alzata, signore e signori! Vediamo! Vuoi dirci? Dragon Ball GT. Complimenti! Bravissimo! Dragon Ball GT! E perché tu? Sono contento. Perché c'era la generazione giusta, che era tutta ha ragione, di qua, assolutamente, di là, no, mi rendo conto. Ma c'è qualcuno con figli qui, signore e signori? No, vabbè. Dico, con qualcuno che abbia fruito, beh, insomma, di questo. No, no. Bravissimo. Grazie. Come ti chiami? Scusa. Alessandro. Alessandro, un grazie, punto. Alessandro. Un punto ad Alessandro. Per il corvo nero. Per il corvo nero. Va. Sì, 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 sì. Allora, abbiamo un punto. Ci fidiamo. Abbiamo un punto. Abbiamo un punto. Sapete che chi vincerà più di tutti vincerà. Marta, devi dire il premio. Al premio? La gloria eterna di aver... chiaramente. Di aver indovinato un brano. Mi ritorno in mente. Ma no, l'attestato, il famoso attestato. L'attestato? Non me ne ha parlato nessuno. Ma no, infatti non c'è nessun attestato. Non c'è nessun attestato. Secondo brano. Mannaggia, signore e signori. Secondo brano, modalità difficile. Attenzione. Silenzio. Oso dire Alessandro Corvo Nero. Ho turbato. Niente. D'accordo. Mi costringete. Fischietta. Ad andare avanti. Modalità un po' meno difficile. C'è una richiesta. Ok, ce l'abbiamo, signore e signori. Sei un veterano proprio. Io sentivo dei mormorii anche in fondo, quindi spero che questa sia andata. Prego, prego, prego. Oddio, il titolo del cartone non mi ricordo come si chiama, però è quello degli scarafaggi. È lui! Bravo! Maledetti scarafaggi, signore e signori, ma io non so che cosa dire, signore, veramente. Allora, stai trascurando una generazione, signore, a discapito dell'altra. Avessimo avuto dei prospetti in termini di età, il pubblico avremmo adeguato. Vabbè, bisogna tornare un pochettino indietro nel tempo. Nel tempo. Avete ragione. Allora, avete ragione. Due punti Alessandro Corvo Nero. Vediamo se facciamo una tripletta qua. Va. Allora, signore e signori, punto della bandiera, dai. Questa è la terza, di nuovo, modalità difficile. Probabilmente questa è la più complicata delle tre. Vi voglio dire, non è una sigla di apertura di un cartone animato. Orientiamoci verso i film d'animazione. Film d'animazione. Film d'animazione. Tra l'altro, tra i primi. Vado. Ecco! Due, signore e signori, scusate, mi fermo dall'emozione. Dall'emozione. Due, e siamo proprio le generazioni. Le generazioni. Caspita, lascio a voi l'onere di decidere. Da chi iniziamo? Iniziamo da qui, allora. Potrebbe essere uno strafalcione, ma ho pensato a Toy Story.
Hai pensato benissimo! Hai pensato benissimo! Il titolo? Esatto. Il titolo? Ricordi il titolo della canzone? Bellissimo! Uno ha detto Toy Story, l'altro il titolo, è fantastico! Fantastico, signori! Fantastico! Siamo felici! Felici e soddisfatti! Grazie della partecipazione! A quanto pare Alessandro non ha vinto, sfortunatamente. Non ha vinto con un cappotto, è andata così. Bravissimo comunque, campione della serata. Campione della serata, sì. Però adesso, attenzione, cosa c'è? Io posso andare un attimo in bagno? No, non puoi andare in bagno adesso, Marta, ma ti avevo detto di andare a fare la pipì prima di iniziare. Lo so, l'ho detto pure io al pubblico, però non l'ho fatta e mi scappo. La fai qua, la fai, non vai via, Un attimino. Ma dovevo fare la rubrica Under 10 con i bambini. Ho capito, chiama tu e io vado un attimo in bagno. Ma perché? Ma io non lo so, ma non è possibile. Marta, vabbè, allora passiamo alla rubrica Under 10, dove chiediamo il parere ai bambini sul tema della serata, no? Chiediamo praticamente proprio ai bambini cosa ne pensano dei colori, di tutto quello che abbiamo parlato questa sera, e ci mettiamo quindi in collegamento prima di fare una chiamata. Adesso i tecnici chiamano, anzi sono i bambini stessi che chiamano, vediamo chi di loro interviene in questa serata. Speriamo chiami qualcuno. Decisamente, sì. Allora, vediamo un attimo. Sì, sta dicendo che c'è una chiamata. C'è una chiamata? Bene. Allora, pronto? Pronto! Pronto? Pronto! Chi sei? Lucrezia! Allora, Lucrezia! Che bella questa TV, che bella, che bravi! Sì, allora, Lucrezia! Bella, Lucrezia, noi dobbiamo... Poi canale 87, non 78 che banale, 78, 87! Sì, siamo sul canale 87, bello. Hai detto giusto, Lucrezia. Lucrezia, ci eravamo messi da... perché... Hai sempre la tosse, Lucrezia. Cos'è, la bronchite a quest'età? È un anno che telefona, è sempre la tosse. Lucrezia, ti avevo detto di non chiamare più. Cosa avevamo detto l'ultima volta in radio? Ancora una chiamata e poi basta. No! Ah, come hai fatto a chiamare anche in TV? Come fai a sapere che questa sera c'è il programma? L'ho guardato dai programmi TV, televideo. Ma che televideo? Non ci crediamo neanche se è vero, Lucrezia, che il televideo. Allora, Lucrezia, visto che sei qua, tanto per cambiare, che hai preso, hai monopolizzato, che non fai mai chiamare gli altri bambini, senti, allora, sì, anche cosa sta tosse, prendi qualcosa, fatti dare qualcosa alla mamma! Vabbè. Allora, senti, ti chiedo, allora, tu sogni in bianco e nero o a colori? Sì. Allora, innanzitutto in 4K. Ah, in 4K? Ah, in 4K? Sì, con un 50 pollici. Sì. Modalità cinema. Mm. In genere schermo 16 noni. Ah, 16 noni. Beh, interessante, sì. vedi piuttosto bene, direi. Sì. Voi invece, mi dispiace, ho sentito prima che siete vecchi, che sognate in bianco e nero, un po' sfocato. Allora, aspetta. Perché siete abituati a tubi cattolici. No, aspetta, Lucrezia, è calma. È normale, no, mi dispiace. Sì, Lucrezia, calma. Allora, sì, io in realtà ho appena comprato una Smart TV, non male, abbastanza grande, 45 pollici. Quindi... Ma tu riesci ancora a stare sveglio a quest'ora? Ma che... Sì. Che brava la tua età. Ma allora la mia età, sì. Guarda, Lucrezia, non ho poi così tanti anni, sì. Ecco, Vabbè. Vabbè, allora, senti Lucrezia, facciamo una bellissima cosa adesso. Sì. Metti giù. Ok. Non chiamare più, lascia spazio agli altri bambini, perché dobbiamo chiamare anche gli altri piccolini, Va bene. A tutti. Sì, ciao Lucrezia. Ciao. Grazie. Va bene. Abbiamo ancora un paio di minutini, se secondo i tecnici sì, si può andare ancora un paio di minutini, chiamiamo, allora vediamo, sì, c'è un'altra chiamata, mi dicono che c'è un'altra chiamata, pronto? Chi sei? Lucrezia, senti. E che volevo raccontarti un sogno che ho fatto, bellissimo. Lo so, però... Era un sogno a colori, ti giuro. C'eri tu, no? Ah, c'ho ho io. Ho visto i tuoi capelli, invece di essere grigiolini. Ma che... Erano tutti marrone scuro. Vabbè, sì. Era bellissimo, anche in 4K non si vedevano le rughe. Sì,
come, oh, grazie, bellissimo. Come un tempo. Sì, come un è come un tempo, ecco. Sì, ma grazie. Sono simpatici questi del pubblico. Sì, sono simpatici. Lucrezia, grazie, grazie ancora. Però adesso ricordati la pastiglia per dormire e per quella per la pressione. Ma sì, ma le ho già prese prima, quindi guarda adesso Lucrezia, grazie, grazie per il tuo intervento, però adesso metti giù la chiamata, per favore, e non chiamare più. Ah, un'ultima cosa. Lucrezia, domani andiamo in radio. È vero! Domani alle 5:30 ci sentiamo! No! Ciao Lucrezia! Metti giù! Ciao Lucrezia! Ciao! Ciao! Niente. Siamo però, ascolta anche tu, insomma. Conteniamola questa situazione, non è. Dove cavolo sei finita? In bagno, mi stavavo. Sì, ma quanta pipì hai fatto? E tanta proprio. E tanta. Com'è andata? Male come solito. Male, perché non c'era Lucrezia. Ah, Lucrezia, mi stalkerizza tutti i giorni. Vabbè, beh, ragazzi, è la prima puntata, ma insomma. Sì, andrà meglio. Vabbè, senti, andiamo avanti, no? Tanto io cerco di riprendermi, vai tu. Va. Allora sì, allora abbiamo scherzato, abbiamo riso, adesso ci vuole un momento un po' di serietà, no? Sì. E quindi dobbiamo mettere così alla prova le doti canore del nostro menestrello, eh? È lì? Sono qua. È qua, è tutto. Sono per qua. Noi, allora esprima le sue vocalità cantandoci questa canzone che non sappiamo neanche noi cosa sia. Quindi no, è una sorpresa. Vero, è una sorpresa per una tutti, sorpresa, un ordine, sì. Il vero, così mi è stato chiesto e quindi così facciamo. Allora, per onorare il tema della serata, la canzone si chiama Colors. Performed by One Republic, un gruppo d'oltreoceano ma particolarmente talentuosi, uscita qualche anno fa, non molto streamline, quindi probabilmente non tutti la conoscerete, ad ogni modo è una canzone molto bella e è per voi. I think it's time that I told you I'm a fan of the universe. And every shade that you offer is different, but I know it works. I'm addicted to the magic and the glow of the city lights. Felt it in my veins, just didn't know how to say it right. She said, do you see me in black and white? Do you need me like I need you that night? I said, I don't wanna dance with another. We could fill this darkness with each other. So when I look at you, I see colors. Oh, when I look at you, I see colors. Got their own light, sunshine and fade away. Everyone's got a story, those change every single day. She said, do you see me in shades of gray? Do you need me like I need you that way? I said, I don't wanna. So when I look at you, I see colors. Oh, so when I look at you, I see colors. Oh, I see colors. I see. Every time I look at you lately, I see colors that change. Every time I look at you lately, I see colors and I see you in black and white. I see you with the brightest light. Yeah, when I look at you, colors. When I look at you, I see colors.
finita. Grazie. Giacomino, ma sempre con queste americanate. Grande il nostro grazie. Matteo Similla. Per voi, no, non è vero, ho suonato io, per me grazie. Grande. Bene, adesso Marta, è un momento importante. Allora, abbiamo un collegamento internazionale. Sì, perché siamo anche internazionali, quindi noi viaggiamo. Andiamo lontani, fino in Germania andiamo. Esatto, e andiamo nel mondo dei giovani TikToker. In questo caso un TikToker tedesco. Allora, dobbiamo prendere la linea con Katharina Snaus, non so se la conoscete, la seguite magari? No? Lei è una super TikToker, influencer tedesca, se non la seguite, seguitela per favore. Sì, veramente molto conosciuta, molto importante. Sì, uno dei pilastri. Uno dei pilastri, sta esplodendo in questo momento per tutto il mondo. Esatto, e non solo. E ce l'abbiamo in collegamento telefonico, la regia ha fatto la chiamata, quindi... Sì, la regia ci dice che possiamo... in collegamento in questo momento, vediamo un po' se ci ascoltiamo. Pronto? Hallo! Eccola! Sì! Katharina! Hallo! Che fortuna averla qui con noi, Katharina, grazie! Hallo, ich bin Katharina! Katharina! Ich bin Katharina Schnaus! Schnaus! Sì, che fa molto no. Ma il mio nome su Instagram è Katharina! Katharina mit Z! Sì. Perché praticamente è gattina! Più Katharina viene fuori auf Deutsch, in tedesco viene fuori Katharina. Ho capito. C'era anche una ragione dietro. Seguitemi, io avere 22.000 follower su Instagram. Buono. Però io voglio cercare follower anche in Italia. Benissimo. E così ho imparato un po' di italiano. Wow. Su Duolingo. Duolingo, applicazione che permette di imparare italiano. Io imparato italiano, sono arrivata all'unità 5. Però già un lessico comunque. Unità 5. Io adesso con questo italiano che parlo posso venire molto volentieri in Gardasee. Sul lago di Garda. Io vengo sul lago di Garda con mio fidanzato Klaus. Klaus, salutiamo. Klaus. Finsterwalder. Klaus. Veniamo tutti sul lago di Garda. Bello. E facciamo vacanza, urlaub sul lago di Garda. Molto bello, divertente. Sì. Molto divertimento. Passano i pesci. Allora noi veniamo sul lago di Garda. Io purtroppo mio fidanzato Klaus non parla mezza parola di italiano. Questo è un problema. Peccato. Non parla mezza parola di italiano. Io una volta l'ho mandato in panetteria. Sì. Gli ho detto compra grissini. Sì. Pane. Sì. E compra anche croissant. Sì, buono. Allora, lui è tornato con un grissino. Uno. Quattro pane. Otto croissant, buono. Insomma. Io gli ho detto, perché hai comprato queste quantità che non hanno nessun senso? Sì, perché? Lui mi ha risposto che uno come gioco di carta. Come gioco di carte, uno. Perché abbiamo anche in Germania gioco uno. Ma davvero? Sì. C'è uno in Germania. E lui ha detto uno grissino. Ah, perché conosceva il gioco e quindi ha imparato quella parola. Poi ha detto quattro. Sì. Perché c'è Audi quattro, trazione integrale. Certo. Allora lui è venuto con quattro pane e poi ha preso otto croissant. Sì. Perché suo zio si chiama Otto? Ha perfettamente senso. Assurdo. Gli ho detto la prossima volta ci fatto io.
Mi sembra, sì. Vabbè. Certo. Comunque, per piacere, seguitemi su Instagram. Sì, certo. Il mio nome è Katrina. Katrina, come dimenticarlo. Io metto storia con vostra puntata. Grazie, grazie. Metto così, mi faccio un po' reclame. Sì. E poi così almeno poi ci vediamo la prossima volta, per piacere, così almeno ampliamo pubblico in Italian. Sì, ma è fantastico. È fantastica, grazie Katrina. Katrina, grazie mille. Alla prossima Katrina, risentiamo. Auf Wiedersehen, tschüss. Cosa sta dicendo ancora? Il treno che parte. Grazie Katrina, fantastica. Allora, va bene, a questo punto torniamo un attimino. Riprendiamo un attimo il filo con... Sì. Ci serve, ogni volta te lo nego, ma ci serve. Con Chiara. Sì. Eccoci. Ti abbiamo stordita per bene con tutte queste cose? Tutto bene? Stai odiando i colori? Non ancora, era questo il nostro obiettivo, ma invece non ci siamo ancora riusciti. Va bene, vediamo se entro fine serata, avete ancora un po' di tempo. Bene, perfetto. Allora, io con te volevo chiederti, ero molto molto interessata al guardaroba capsula, no? Questo momento anche di cambio stagione, avete fatto il cambio stagione degli armadi? No, non l'hanno fatto. La domanda è un'altra, secondo me. Fate il cambio stagione dell'armadio? Lo fate? Sono insidiosa. Lo fate? No. No. Vedo. Qua grazie. Esatto. Chi lo fa? Dovete alzare, se non avete alzata prima dovete alzare. La moglie? No. Non. Allora, estremamente inefficiente. Sì. Cambio stagione. Il pro di non fare il cambio stagione è che puoi cercare di sfruttare quei capi tutto l'anno. Quindi magari riesci in qualche modo, che sia solo una serata, che stia stratificando o meno. Secondo me ce li hai tutti belli lì e riesci a... Tutti pronti. Ma anche se c'è un maglione di lana d'estate... Magari la vacanza sulla famiglia. Ah, è vero, hai ragione. Mai dire mai. Forse il costume da bagno in inverno. Alle terme. Oh, le sa tu. Scusate, ragazzi. Basta. Fossi voi non metterei più nulla in discussione. Andiamo avanti, lasciamo parlare l'esperta. L'idea invece di fare il cambio stagione è che puoi fare decluttering, nel senso che tu tiri fuori tutte le cose e selezioni ogni stagione ciò che tieni e ciò che non devi tenere. Quindi ci sono pro e contro per entrambi. Sì. Quindi siete nel giusto comunque. Sì, assolutamente. Questione guardaroba. Sì. È il famosissimo... A capsula. Capsula wardrobe. Cosa significa? Il guardaroba capsula è un guardaroba piccolo, pensato per intrecciare il più possibile, abbinare il più possibile più capi tra di loro, cercando di coprire una stagione intera. Quindi io ho visto guardaroba da 39 capi, anche 33, compresi di tutto, tra cui anche scarpe, accessori e giacche. Quindi sono pochi capi, nel senso questo che... Questo è il mio, tu hai visto il mio guardaroba, ma anch'io sono lì, anch'io sono lì, sei tranquilla, assolutamente, ma anzi, io pure un pochettino meno, però sono felice così. E qual è l'idea di questo guardaroba capsula? È proprio avere un guardaroba funzionale, quindi avere un guardaroba ottimizzato. Sì. Tu ogni giorno hai quei tot capi che, incrociandoli tra di loro, hai sempre dei look diversi, perché poi io invece sono più sul indosso la stessa cosa perché non mi dà fastidio, insomma, avere sempre lo stesso look, assolutamente, ci sto bene, va bene così. Però invece per chi vuole cambiare molto, tu hai teoricamente, non so, 4 magliette per un pantalone, quindi vuol dire che hai già 4 look diversi. Aggiungiamoci già un paio di scarpe, una borsa, degli accessori, ti cambia completamente il look davvero. Quindi l'idea è di avere dei guardaroba piccoli che possono coprirti una stagione intera. Sì. Io lo trovo molto interessante questa tipologia di guardaroba, specialmente per quelli determinati lavori o situazioni che capitano durante la vita, dove hai bisogno di un guardaroba specifico. Ad esempio, lavori in un negozio, generalmente la divisa è nera, magari sei una persona che non indossa il nero, costruirsi un piccolo guardaroba capsula pensato solamente per il lavoro
è funzionale, così si evita di avere un sacco di cose nell'armadio che non si sanno come abbinare, che non funzionano, eccetera. Oppure una persona che veste particolarmente stravagante, che ha sempre dei capi molto particolari, benissimo, magari su quelli che sono extra, che non faranno parte del conteggio della capsule, ha poi il suo guardaroba capsule un po' più base che va a far girare e va ad abbinare a quelli un po' più stravaganti. Ci sono mille modi per applicarlo. Io penso che l'abbigliamento è quel tassello che serve per andare a completare la nostra parte caratteriale. Siamo un po' tutti dei piccoli attori nelle nostre vite, quindi generalmente si cerca di dimostrare la parte migliore del proprio carattere, almeno ci si prova. Sì. Poi si fa quel che si può. E quindi poi c'è tutta quella fetta bella gustosa della... ci vuole... Adesso vi prego, basta. Sto veramente facendo fatica, ve lo devo dire. Della comunicazione non verbale, no? E quindi può essere il nostro modo di fare, il nostro gesticolare, la nostra postura, che insieme all'abbigliamento svolgono un ruolo molto importante. Quindi l'abbigliamento dovrebbe essere utilizzato in maniera consapevole per poter trasmettere all'altra persona cosa tu pensi. E la cosa che mi stupisce sempre è che molte persone in realtà non ne sono tanto consapevoli e quindi pensano che c'è qualcuno che ha questa dote innata e altri no, e invece è assolutamente una cosa molto studiata a tavolino tutto quanto, quindi il volume si scarica nell'altezza, nelle colonne, esattamente come in architettura. Ci sono tante cose che sono proprio segnate lì lì a tavolino che si fanno pa. E via. Wow. Quindi e noi non ne siamo consapevoli. Noi non ne siamo consapevoli, però trasmetti sempre un messaggio alla persona che ti sta davanti. Quindi l'idea è quella che la persona che ti sta davanti deve, insomma, devi fargli arrivare il messaggio che tu hai in mente, non insomma l'opposto, magari può giocare a sfavore, a favore. Okay. Mm. Io mi scuso se vi ho dato messaggi sbagliati. perché Marta, cosa hai fatto? Male fatto. Io ho un guardaroba talmente piccolo che si può definire a capsula proprio perché è piccola. Una capsula, proprio così. Ci sta dentro. Bene. Guarda, Chiara, per tutto quello che sai, tutto quello che ci ha raccontato, è chiaramente una piccola parte di tutto quello che c'è dietro, quindi io vi invito anche a seguirla sui social, visto che abbiamo intervistato anche un TikToker, Chiara Bassetti, sì. Ogni volta dai veramente delle pilloline interessanti. E poi grazie. Grazie per questa... Grazie. Grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, ancora un pochettino di pazienza, un attimo, sì? Di pazienza, perché niente, dove vai Marta? No, ecco qua, ero andata a posare il microfono, senti, eccomi qua. Allora sì, siamo in Devo andare anch'io. No, ma stiamo finendo. Ragazzi, però, scusate, un po' di professionalità, abbiamo anche fatto le prove. Infatti, ma tienila, ma siamo alla fine, ma 5 minuti. Vai. Inizio. Scappa proprio aggressiva. Sì, aggressiva. Allora, vabbè. Non possiamo negarglielo, certo. No, e ci mancherebbe. Faccio una cosa del genere. Vabbè, parto senza di lui. La serata si sta per concludere. Noi vi vogliamo lasciare con un piccolo regalino. Vi vogliamo regalare una ricetta. Una ricetta. Scusa, ho detto ricetta. Lo so, ma infatti mi sto trattenendo anche io, mi rendo conto. Se sentite dei gorgogli è la mia pancia. Esatto, non è la chitarra che si sta ascoltando. Esatto. Allora, una ricetta di un dolce, però ce la facciamo raccontare da un maestro internazionale della pasticceria, di origini italiane. Lui è anche un personaggio televisivo, magari lo conoscete, sto parlando di Iginio Massari. Qualcuno magari lo conosce. Ecco, allora... Giginio. Iginio Massari, facciamo la chiamata, regia, siamo pronti al telefono, sì? Perfetto, allora, abbiamo in collegamento, buonasera Iginio. Chi rompe le scatole a quest'ora della sera che sto ancora dormendo un pochettino, ma ti sembra il caso di chiamare a quest'ora? Ma Iginio, avevamo concordato la chiamata, ti ricordo.
Ma io sto dormendo, lo sai benissimo che faccio il pisolino alle 6 e poi alle 9 vado a dormire. E che vita variegata, vabbè. E senta un po', posso disturbare, sarò veloce, solo un attimino. Allora, ci può dire qual è questa ricetta che ci regala oggi? La ricetta che vi regalo oggi è qualcosa di fenomenale che nessuno ha mai immaginato. Oh. Una cosa che nessuno può pensare, perché nessuno ha mai pensato. Cosa? Il tiramisù. Il tiramisù. Ma lo sappiamo fare tutti il tiramisù. Ma tiramisù come lo faccio io non lo fa nessuno, ti pare? Questo è vero sì, perché ecco la cosa importante delle sue ricette poi che ci regala pum, la chicca creativa estrosa che noi in genere non ci mettiamo, ma lui sì. Ma allora, intanto iniziamo con sta ricetta e stai zitta, non blaterare troppo. Allora io direi di partire con una bella dose di mascarpone, 70-50 grammi, 70-50. 70-50. Ma che ne so, fai tu. Vabbè, mascarpone finché basta, finché... Poi ci vogliono delle uova, uova freschissime, prendetele fresche dal culo della gallina. Ma maestro, non è che tutti hanno culi di gallina per caso? Cercatela nel pollaio, seguite le galline, ma non fate male alle galline, mi raccomando, perché ci tengo. Ecco, è importante questo. 260 grammi, mi raccomando. Di gallina? No, di uova. Ah, di uova, scusami, ok. Savoiardi, quelli proprio, quelli piemontesi, voglio i savoiardi, quelli buoni. Sì, sono piemontesi, savoiardi, ok, va bene. Ma non prendete i biscotti per cani, no, quelli no, lasciateli ai cani. Ma vi prendete, va. 250 grammi, poi zucchero, 120 grammi di zucchero. Sì. Mi raccomando, anche questo, quello buono, no? Certo. Ecco. Vabbè, chi prende zucchero cattivo? No, ma sai che si fa confusione, io prendo il sale al posto dello zucchero e non quello va bene. Quello lo farà lei che ha appena compiuto 80 anni, ma non noi, voglio dire, vabbè. Caffè? Sì. Caffè della moca, voglio il caffè della moca, non delle macchinette, neanche le cialde che fanno schifo. No, vabbè, ma va bene, cialde buone. Sì. 300 grammi di caffè della moca. E a questo punto ci vuole l'ingrediente a sorpresa. Oh, ecco, finalmente arriviamo lì all'ingrediente a sorpresa. Che cos'è, maestro? L'ingrediente a sorpresa, che cosa dovete fare? Intanto, per prima cosa, prendete la macchina. Sì. Uscite. Portate con voi una bella tanica di benzina. Pensavo la macchina del caffè io. No. Ma chi è che disturba il cuoco che sta parlando? No, per carità, La macchina, sì, con la tanica di benzina per far benzina. Andate al primo distributore di benzina che trovate, riempite la tanica di almeno 10 litri di benzina. Maestro, va bene. E svuotate tutto nell'impasto del tiramisù, ma proprio tutto. E arrovistate per bene. No, ma che schifo. Scusa. Ma attenzione, perché il tocco del genio arriva in questo momento. Ah, questo... Usate, prendete un bel cerino e accendete tutto quanto che faccia maestro, un bel fuoco. No. Ci stanno anche seguendo i bambini? No, maestro, per favore. Credo di aver inteso. Un tiramisù flambè. Si può dire? No, quasi flambè, nel senso che il flambè te lo fai nello stomaco. Allora, raccomando, tiratelo giù tutto in una botta sola, perché vi darà un'energia che vi farà resuscitare. Sì, perché prima mi fa... Ho capito, maestro, molto interessante e... Ora vi devo lasciare perché prima ho assaggiato un po' del mio tiramisù e mi sta bruciando un po' nello stomaco. Eh beh, sa com'è. Quindi io adesso... Maestro? Maestro si è addormentato? Maestro? Senti, puzza di bruciato tu? Credo debba andare a fare almeno una lavanda. Sento puzza proprio di bruciato, eh. Vabbè, arrivederci, maestro. Grazie mille, ci risentiamo la prossima volta. Grazie, maestro. Grazie. Mi sento un po' meglio. No, ma che hai fatto? Adesso sto meglio. Sì, bene. Tutto ok? Ma che tutto ok? Ma questo è pazzo. Chi è pazzo? Dico Ginio Massai. Ah, poi mi faccio insegnare la ricetta. No, lascia stare. Vabbè, adesso comunque io sto meglio. Tu? Siamo in chiusura. Bene, siamo in chiusura, ragazzi. Ce l'avete fatta, siete tutti svegli. Un applauso a voi.
E a questo punto possiamo ringraziare un po' tutti, a partire dal grandissimo menestrello Matteo. Grazie. Matteo Sivilla. Grazie a voi. Ringraziamo anche il simpaticissimo e fortissimo maestro Simone. E i suoi bei amici. Eccolo qua. Ringraziamo ancora il nostro super ospite Chiara Bassetti. Sì, vieni. Grazie. Ringraziamo tantissimo Vibes e RBE, esatto. Mi raccomando, canale 87. Grazie Mattia Stesano, Michele Combe, Samuele Benacci, grazie. Ringraziamo il nostro piccolo grande pubblico. Appuntamento a giovedì prossimo. Mi raccomando, sì. Seguiteci sempre. Chi vuole entrare in trasmissione, nel senso come pubblico, sa che può contattarci, contatta me e Marta. E Marta, ti ricordavi manco il nome. Ma no, no, e poi? E poi giovedì prossimo, ma giovedì prossimo ancora, e prossimo ancora, 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 mi ritorno in mente Show alle 21 su canale 87 di RBE. E a questo punto vi lasciamo con la sigla e con Matteo. Ciao! Ciao! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Venite giovedì da noi, con me ritorni in mente su RBE. Torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Grazie, ci vediamo giovedì. Buonanotte. Fate attenzione per la strada. Grazie a tutti. E fate la raccolta differenziale. Grazie.